Jacopo, primo sorriso in prestagione per Barcellona, un punteggio anche beffardo perché avete dominato la gara con oltre 30 punti di vantaggio. Forse bisognerà poi lavorare sul finale di gara, su amministrare certi vantaggi. Sì, più che sul finale di gara bisogna lavorare molto sul attacco le zone, che abbiamo iniziato a fare stamattina e ci ha messo in difficoltà per quello. Però per il resto la squadra sta crescendo sia nei singoli individui che come gruppo. Appena schierato in campo hai dato tutto, quello che chiedeva coach Perdichizzi, grande energia, ottima difesa, la squadra ha convinto molto in questo fondamentale. Vi siete, diciamo, avete riscattato una sconfitta di misura patita 10 giorni fa contro la Viola. Sì, anche se in questo momento della stagione è molto importante lavorare più su di noi che sui risultati. Però c'è da dire che io darò sempre tutto i minuti che sarò in campo e anche in allenamento durante la settimana, perché non sono un giocatore finito, anche se ho 24 anni, quindi cercherò di migliorare e sputare sangue per la squadra. Un pacchetto lunghi completamente tricolore, tu, Garri, Daross, la sensazione è che davvero voi tre potreste, con l'aiuto dei compagni, potreste davvero crescere notevolmente e creare quel feeling che potrebbe portare a Barcellona buone sensazioni. Beh, noi siamo sicuramente tutti e tre carichi, Matteo lo conoscevo già, da Luca imparerò tanto sicuramente quest'anno in allenamento. I compagni ci servono molto, ci guardano spesso, la palla non sta mai ferma, abbiamo un buon gioco di squadra e sono tutti ottimi ragazzi, quindi le impressioni sono buonissime. Di scuola Fortitudo, poi l'anno scorso doppia esperienza Omegna e Treviglio in Silver, sicuramente eri anche abituato ad altri climi che in questo momento vi stanno facendo penare, del gruppo conoscevi Shepherd già? Sì, avevo giocato l'anno scorso con Shepherd nella prima parte della stagione Omegna. L'anno scorso per me non è stata una stagione felicissima, ho avuto parecchi problemi, però quest'anno ho lavorato duro d'estate, mi sono rimesso in forma e ora sono qui per migliorare e dare tutto quello che ho alla squadra. Il clima è duro, soprattutto negli ultimi 5 giorni, però non avevo mai giocato al mare e è splendido davvero. Infine, pochissimi giorni per recuperare, adesso quadrangolare a Napoli, e l'ultimo vero banco di prova prima del debutto che dicevamo con Luca dovrebbe essere il 5 ottobre con Forlì, anche se ancora ci sono dei punti interrogativi. Sì, siamo finalmente al completo, ora possiamo metterci alla prova con delle squadre di pari livello. Siamo pronti per questo torneo, cercheremo di sfruttarlo per migliorarci, per migliorare sempre di più.